Cazzo, c'è, c'è. Cazzo. Non so se si riesce a vedere, ma... Sì, sì, cazzo ragazzi. That's incredible. Ragazzi. C'è. Anche oggi le abbiamo provate, ma non dico tutte, ma qui. Eccolo qui ragazzi. Cominciamo a pescare da qui. Il tramonto abbiamo visto è fra ora e qualcosa. Come ieri ce ne andiamo a sud. Prima facciamo i tentativi da queste scogliere. Guardate che bello questo artificiale, come si muove sinuoso. Facciamoci un coast to coast. C'è un po' di vento che me lo sposta durante il lancio. Oggi l'acqua si è schiarita un po', no? Saliamo sulla scogliera. C'è un freschetto, ragazzi, che ve lo raccomando. C'è anche molto vento. Allora, se mi metto in direzione sud, artificiale parte che è una meraviglia, ma se provo a lanciare a nord devo stare attento alle... Guardate là, minimo sforzo, non lo so, 100 metri mi avrò fatto. Quindi ora pesco un po' a sud. Queste gercatine, questo Liborn, come detto, lavora abbastanza superficiale, quindi siamo sui 20 centimetri, però c'è un bel colore bianco acceso e un rosa che secondo me sono molto visibili con quest'acqua. Oggi è verde, ieri era marrone. Con le gercatine io lo vedo bene. Allora, montiamo un attimo sta gomma per vedere come si comporta questo mare. Andiamo un po' più sotto rispetto all'Liborn. Qui vicino a sta casupola, dove c'è un bello sbruffo di sabbia, c'è molto vento, ho messo un ceburrasca a 10 grammi con questo shad grandicello, ma non eccessivo, insomma, attaccabilissimo anche da eventuali spigole di dimensioni inferiori. Bene, inizia a piovere, il che ci sta bene.
decido di cambiare perché la gomma mi fa sto lavoro e mi si ingarbuglia. No, non mi sento convinto, cioè è inutile. Mettiamo il nostro Quali 105 della IMA, che lavora, abbiamo detto, dai 20 ai 70 in base al recupero. Con questo vado più sicuro. Speriamo che non mi si sporchi, ma non credo. Mi devo sentire in pesca. La gomma mi si arricciava, probabilmente un po' usurata, quindi non tiene bene, non teneva bene l'amo offset, quindi proprio nel gradino tendeva a scivolare. E quindi su due lanci in uno mi si arricciava. Non posso perdere tempo con il dubbio che artificiale non stia lavorando al meglio. Il nostro blocco casello autostradale, non ho il telefax, quindi un attimo di scogliera. Andiamo. Cazzo, c'è. Cazzo. Non so se si riesce a vedere, ma sì, cazzo ragazzi. Cazzo, sapevo io. Adesso ci dobbiamo, mi devo spostare perché la devo spiaggiare. Ho delle belle ferrate. Questa è grossa. Questa è grossa e me lo sentivo. Guardate, bella re. Cazzo Buddha, raga, ora la devo spiaggiare. Là c'è pure il cazzo di blocco. Guardate che meraviglia, un'altra regina. Questa è una big. Vieni piccolo. Devo stare attento perché ci abbiamo gli scogli qua. E se mi va sugli scogli dove andate è un casino.
troia. Purtroppo ho sbagliato, perché sarei dovuto scendere qui agli scogli. Quando l'ho tirata praticamente fuori, l'avrei dovuta prendere con le mani. Invece ho tergiversato, convinto di poterla spiaggiare. Vabbè, mi serva di lezione per la prossima volta. L'emozione è stata comunque fortissima, bella, questa era proprio grossa, un paio di chili, che cazzo è stato, un tuono forse, un paio di chili se non tre. Comunque, sinceramente non ero convinto di rilasciarla, perché sono troppo belle. Come dice Tony, ti guardano con quegli occhi intelligenti che inizia. Bella, ha dato pure 2-3 testate fatte bene, ha preso un po' di filo, quindi il combattimento c'è stato. Non male. La regina mi è venuta a trovare, mi ha salutato, se ne è riandata a casa, ci siamo guardati negli occhi ed è stato ancora una volta bellissimo.